Carissimi, celebriamo la festa molto bella dei santi angeli custodi e nel Vangelo i discepoli si chiedono al Signore chi è il più grande nel regno dei cieli. E Gesù risponde: nel regno dei cieli il più grande è colui che è il più piccolo oggi, cioè chi si fa come un piccolo bambino. Per cui il Signore ricorda anche oggi l'importanza di convertirsi sempre, come ci ha detto ieri, ricordandoci che la meta della conversione è fare la volontà di Dio in tutto, ma il mezzo per giungere alla conversione, tra i vari mezzi, oggi Gesù ci insegna che è l'imitazione della piccolezza e dell'innocenza dei bambini. I bambini, non avendo sviluppato tutte le loro funzioni, che cosa fanno? Non è che stanno dalla mattina alla sera dietro una finestra a guardare la gente che passa per poi mormorare, perché non sanno molto parlare, non sanno molto ragionare, non sanno molto guardare, sono piccoli, non stanno impegnati nei confronti del mondo in una maniera tale da dissipare tutte le loro energie nelle cose che passano. I bambini sono piccoli e quello che vogliono è l'affetto della mamma, l'affetto del papà, stare sempre tra le loro braccia, fare tutto quello che loro chiedono. Vivono d'amore i bambini, vivono d'amore. E poi sono innocenti perché non sono stati sporcati come i grandi dalle impurità di questo mondo. Ecco che il Signore ricorda che ai piccoli il Signore, e i piccoli di per sé sono tutti i battezzati, il Signore ha affidato un angelo a loro custodia e protezione che sempre in cielo vede la faccia di Dio. Ecco, fratelli, quando noi siamo stati battezzati abbiamo ricevuto questo grande dono. Gli angeli non sono figli di Dio nel senso stretto del termine, perché Gesù si è fatto uomo, ha assunto la natura umana, non la natura angelica, e in quanto fattosi uomo ha fatto sì che gli uomini in lui fossero figli di Dio. Gli angeli sono servitori, ministri, messaggeri del Dio Altissimo. Il Signore li mette non solo a sua disposizione, ma anche a disposizione dei suoi figli adottivi, che siamo tutti quanti noi, per guidarci, custodirci, illuminarci, governarci e reggerci, come diciamo nella preghiera dell'angelo custode. Ma fratelli carissimi, io penso che dagli angeli custodi, che dobbiamo sempre più amare e verso i quali dobbiamo avere, come una volta lo si aveva, oggi sempre meno, una profondissima devozione e confidenza, dagli angeli custodi dobbiamo imparare anche noi ad essere in un certo qual modo degli angeli custodi. Chi dobbiamo custodire? Beh, in primis dobbiamo custodire il nostro prossimo, cioè dobbiamo sentirci responsabili, zelanti del bene del nostro prossimo, per non commettere quell'errore che commise Caino. Non so se ricordate, dopo che Caino aveva ammazzato il fratello Abele, il Signore Dio disse a Caino: Caino, dov'è tuo fratello? E Caino rispose: e che ne so, mica sono custode del mio fratello. No, tu sei custode del tuo fratello. Nel senso che il Signore ci chiederà conto anche di che cosa noi abbiamo fatto perché il nostro fratello non si perdesse e camminasse sulla via della giustizia. Gesù nel Vangelo lo dice: chi accoglierà un solo di questi piccoli nel mio nome accoglie me. E quindi l'importanza di essere custodi, accoglienti, premurosi verso tutti i piccoli del Signore, tutti i figli del Signore. Ma dobbiamo essere anche custodi di qualcun altro. Di chi? Di Gesù stesso e della sua Santissima Madre.
Sì, noi possiamo essere custodi di Gesù e di Maria, nel momento in cui noi gli stiamo a loro sempre intorno, a riempirli di tenerezze, di baci, di consolazioni. E il Signore ci offre uno strumento molto importante per diventare sempre più piccoli e per poterlo consolare e custodire in tutte le sue afflizioni. Perché come abbiamo ascoltato ieri nella seconda lettura, che non abbiamo molto potuto meditare nell'omelia, Dio in Gesù si è umiliato e per questo lo ha innalzato. Cioè, nella misura in cui noi scendiamo giù, tanto più il Signore ci eleva su. Così è stato per Maria, così è stato per Gesù. Ieri nella seconda lettura il Signore diceva che ha dato a Gesù un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché? Perché lui con la sua persona si è fatto al di sotto di ogni altro nome. Capite? Allora, come si può diventare sempre più umili, più piccoli e custodire Gesù, Maria e anche i nostri fratelli? La via è questa: meditare continuamente la passione del Signore, cioè la sua umiliazione, il suo abbassamento. E Gesù, negli scritti sulla Divina Volontà, ci dicono che quando un'anima medita la passione del Signore, fa le ore della passione, che sono meditazione, interiorizzazione, contemplazione, riparazione, cosa succede? Succede che proprio gli angeli di Dio si mettono in gran fermento, in gran movimento. Quello forse è uno dei momenti in cui loro sono in maggiore attività. Vi leggo, fratelli carissimi, un brano tratto dal volume 11, è proprio il 13 di ottobre, l'ultimo giorno delle apparizioni della Madonna a Fatima, però l'anno prima che la Madonna è apparsa a Fatima, l'anno in cui appariva l'angelo del Portogallo ai bambini, 13 ottobre 1916. Dice Luisa: «Stavo facendo le ore della passione ed il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, nel corso della mia vita mortale migliaia e migliaia di angeli corteggiavano la mia umanità e raccoglievano tutto ciò che facevo, i passi, le opere, le parole, anche i sospiri, le pene, le gocce del mio sangue, insomma tutto. Erano angeli deputati alla mia custodia, a rendermi onore, obbedienti a tutti i miei cenni. Salivano e scendevano dal cielo per portare al Padre ciò che io facevo. Ora, questi angeli hanno un ufficio speciale, e come l'anima fa memoria della mia vita, della passione, del mio sangue, delle mie piaghe, delle mie preghiere, si fanno intorno a quest'anima e raccolgono le sue parole, le sue preghiere e compatimenti che mi fanno, le lacrime, le offerte, le uniscono alle mie e le portano innanzi alla mia maestà per rinnovarmi la gloria della mia stessa vita. È tanto il compiacimento degli angeli che riverenti stanno a sentire ciò che dice l'anima e pregano insieme con lei. Perciò con quale attenzione e rispetto l'anima deve fare queste ore della mia passione, pensando che gli angeli pendono dalle sue labbra per ripetere appresso a lei ciò che essa dice. Che cosa straordinaria sono le ore della passione, e che cosa avviene intorno all'anima che medita le ore della passione, questo movimento di angeli che pregano con lei e che prendono e che portano tutto al cielo. E conclude: e poi Gesù ha soggiunto: alle tante amarezze che le creature mi danno, queste ore sono i piccoli sorsi dolci che le anime mi danno. Ma ai tanti sorsi amari che ricevo sono troppo pochi i dolci, perciò più diffusione. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.